Ragazzuoli, qui Ghezzo, e oggi non sono solo, ma sono in compagnia di... bella raga, qui Alfie Game. Bella ragazzi, allora, oggi siamo qui su Blacklight Retribution, un FPS free to play che abbiamo trovato su Steam. E abbiamo intenzione di farci qualche cosa di intrigante. Allora, noi appena... il gioco ovviamente si scarica in poco tempo, poi ovviamente dipende sempre dalla connessione. E una volta finito, facendo pure il login, perché si deve registrare prima, fai il login e spuntiamo, cioè si vede questa schermata principale dove ci sarà il vostro personaggio e di lato, diciamo, tutto il menu principale, e mentre a destra ci saranno le news, eccetera eccetera. È in inglese e non ci sono al momento traduzioni, patch e tutte queste cose qui. Allora, abbiamo qui la customization, che è molto ampia. Faccio vedere qui, allora abbiamo i boost, che sarebbero le scarpe, i pacchetti, che... no, i boost sono dei, scusatemi, sono dei bonus che comunque vi aumentano varie abilità, che con l'avanzamento dei livelli si sbloccano. I packs sono dei pacchetti che contengono più miglioramenti. I mish attualmente non lo so, perché comunque, come ben vedete, sono livello 5, quindi ancora devo conoscerlo meglio. I mod sono, mi pare, le sultanze che si fanno quando si vincono. I hero, che sono i personaggi preset che ci sono nel gioco, appunto. Poi equipment, vabbè, penso si capisca. Cioè, vabbè, l'armatura con l'elmo, la chest, le scarpe, eventuale medaglietta, premium, tutte queste cose qui. E la mimetica. Sotto abbiamo le varie armi. Questo... ricordo che ha detto tutto questo perché, diciamo, il menu è molto complicato da vedere, tutto sembra che non si capisce niente, e quindi era giusto fare una introduzione, una piccola introduzione. Poi vabbè, weapon, abbiamo all'inizio un solo loadout, quando si passa, mi pare, al livello 5 è disponibile avere già anche il secondo, dove si può pigliare la propria arma o montarsela, diciamo, di set per set, quindi con caricatore, mirino, non mi ricordo come si chiama qua, la parte comunque finale della canna, il manico, comunque cose molto fighe, dove si può fare praticamente l'arma dei fondi, te la puoi modificare come vuoi, un editor, sì. La parte finale della canna, sì. Altrimenti, se proprio vi scoccia, ci sono le armi pre-made, come questa qui che ho preso io, l'ho presa ieri. Un'altra cosa, in breve, è un gioco dove le armi scadono, quindi peggio questa, dello yogurt, questa cosa è una cosa un po' bruttina, però vabbè. Al di là di questo, qua sotto ci sono gli eventuali messaggi che arrivano, e qui se avete gli amici, ovviamente vi spuntano gli amici, qua il party e cose varie. Quindi non perdiamo altro tempo e vediamo di trovare una partita. Ok, è iniziata? Sì, però sei nella squadra dell'altro lato, boh, non lo so. Boh, io faccio change team, così in caso poi mi sposta da te. Sono da te. Giochiamo, sono 8 minuti. Vai. Ok. Ragazzi, qua si inizia e tutto. Vediamo di trovare Alfie. E poi magari partiamo con la nostra... Oh Gesù, mi sparano, mi ammazzano subito. Ecco qui Alfie che batteggia. Battaglieggio, vabbè, ci siamo capiti. Ai, ecco, vedete, questo qui chiamasi Cecchino. Questa è la mappa dove si è sviluppato il Metal Gear. Sì, ma diciamo che le mappe non sono tanto male, va. Vediamo di salire. Non ho visto la rete. Andato di là. Headshot. Ah. Regola dello scambio a bare. Ok.
allora. Una piccola pecca. E questo respawn che si deve aspettare, però vabbè. Oh Gesù! Non è normale. Cioè. Sì, è brutto quando spawnano dietro. Mamma mia, come rincula quest'arma, mamma mia. Rincula peggio di... Guarda, non ti dico chi perché... Siamo in guerra. Siamo in guerra. Questo qua che cavolo è? Ah, una specie di AK. Comunque questa sarebbe in realtà la mappa del training. Solo che però... Sì. È stata riadattata, diciamo, va. Diciamo che fa abbastanza. Potevamo mostrare qualche mappa migliore, però ci è capitato questo che... È capitata questo per questa volta. In un prossimo video. Magari. Abbiamo anche intenzione di fare altri video su questo gioco e di realizzare abbastanza sfide piuttosto curiose, diciamo sì. Che più che sfide sono vere e proprie punizioni. Sarebbero delle sfide con... Oh Gesù, esploso una bomba davanti. Delle sfide con... scusatemi, con una penitenza finale. Quindi... cose del tipo, che ne so, arriviamo a un 15, non lo so, poi dipende, decidiamo un tot di kill. Se non ci arriva a fine partita... si vede la penitenza. Ovviamente è tutto in webcam o con la macchina fotografica, quindi viene documentato tutto, pure la reazione, cose molto guarda fatte, diciamo, va. Molto che alla gente piace, sì, vedere soffrire. Io direi di pigliarci questa arma del premio. Non si può uscire fuori. Non è morto, madonna. Io sto facendo attualmente 5-6. Quindi, volendo, non va tanto male. Però qua spuntano all'improvviso. Tra l'altro stiamo pure vincendo, quindi. Comunque questa mappa è abbastanza brutta, diciamo, non ho schifo, però non belle, ci sono altre, diciamo, più belle che proprio ti danno la voglia di giocare. Eh sì. Guardalo qua il fucile del premio. E ovviamente lui con cosa mi uccide? Con la pistola! Come non è normale? No vabbè, c'è quella che è per una Magnum, penso. Sì, la Magnum Premium. Mm-hmm. Proprio... No, si sblocca tipo verso il livello 20 e qualcosa. Ho preso un pipino 90 di cioè, comunque io penso che da vicino io mi trovo bene senza mirare, ma a distanza per forza, perché ovviamente poi dipende sempre dall'arma che uno ha. Infatti io con quest'arma del premium, questo pipino 90 circa più o meno, una similitudine. Guarda qua ce n'è uno dietro. Ecla, non l'ho ucciso. Gioco di squadra. Non l'avevo visto dov'era, ho cercato di girarmi ma... Vabbè. Intanto mancano 3 minuti. Terribile. E quanto è che abbiamo fatto? Io... lo schifo più assoluto. Io ho fatto 5-8. Ragazzi, ve l'abbiamo detto. Abbiamo iniziato da poco a giocare. Se ci fosse stata la punizione adesso, già avremmo pagato la punizione. Madonna! Doppio di headshot. Ho fatto una double e poi... non so chi mi ha ucciso. Diciamo, il momento epico in ogni partita del Team Fortita ci deve stare. Ecco, sì, almeno sì. E abbiamo finito a schifo di già. Vabbè. Non mancavano 3 minuti, scusa. Ah, perché sono arrivati al massimo punteggio a 90. Sì, sono arrivati al massimo punteggio. Cioè, 90, random. Uh-huh. Vabbè, qui tutti loro che festeggiano. Ma io, maestro, direi di farne un'altra. Va bene. Come vedete qui si accumulano tutti i vari punti. Ecco, le varie missioni che sì, bisogna che ci portare sono a termine per avere, diciamo, più
più che sia, che sia più exp oppure pezzi di armatura che possono migliorare comunque. E siamo qua di nuovo nella stessa mappa. Ah, che fantasia. Baffa. Questa oddio, è fantasia, diciamo, portami via. Fa parte del pacchetto la maledizione di chi registra. Sì. Chi registra deve sempre subire cose come perdere sempre lag durante la registrazione, fare completamente schifo e varie altre cose che lo penalizzano durante il gameplay. Questa è la maledizione di chi registra. Già. O perlomeno vale per chi registra, poi se registrate voi che vi truccate, non so, magari c'è la maledizione, si scioglie il rossetto, può darsi, non lo so. Intanto là, il bordello dove sei tu, ce n'avevi uno dietro e non ti ha visto. Mi hanno ucciso qua sotto al metro. Chi aveva fa... Ah, perché quando... Cioè, tu puoi, con non so quale tasto, fare anche delle mosse, tipo... Per pigliare per il culo chi hai ucciso. Io... Vero. No, eh? Ah! Ragazzi, tre davanti ne avevo, tre. Non sono riuscito a ammazzare neanche uno. E davanti... Vada per 10, sono dal free game e ce n'è uno qua. Cioè, che il momento epico pure per me deve arrivare. Cioè, non si capisce qual è tuo alleato e qual è il nemico. Cioè, non si capisce, non c'è differenza. Uno dice, vabbè, spara. No, perché arriva all'improvviso. 2-4 io sto facendo, wow. Dov'è che sto respawnato qua? No, eh? Ok. Madonna, è tempo di mirare. Con un cecchino premium da dietro. Sì, ma ci sono quelli proprio bravi col cecchino. Ovviamente uno deve spammare davanti. No, avevo fatto una doppia, dai. Cioè, questo qua è fanno un ninja che vola qua. Ninja. Vabbè. Andiamo di qua. Mori, è più che più. E dai! Headshot! No, sono morto! Sono primo, 6-7. Sono... attenzione, forse... Team Fortress può regnare... No, non può regnare perché perdiamo la squadra. Headshot, di nuovo! Ce ne deve stare uno qua sulle strade nucleari. Eccola qua, infatti. Ma c'è gente che campera. Come sempre. Non mancano mai. Perché ovviamente tu... Cioè, se spari ai piedi... Muori, cioè... Madonna mia. È bello rispawnare nel posto dove sei morto. Già. Simpatica come cosa. Notare che qua c'è il respawn, che è una grandissima cosa perché, diciamo, lancia le squadre in modo da avere uno spawn sempre regolare. Invece no, perché tu rispawni davanti al nemico. Sì, è capita spesso una cosa. Olè, ho eliminato uno e contento. Muoro. Guarda qua che mitraglio. È morto. Oh mio Dio, hanno ucciso Ghezzo! Brutti bastardi! Vendicami! No, sì, sei morto proprio in maniera clamorosa, ho visto. Brutti bastardi! Ne avevo due. Come si fa a mirare a due contemporaneamente? Ma uno deve respawnare! Cioè, allora, cioè, il problema principale di questo gioco sono troppi spawn kill. Troppi. Cioè, quello wait 10 second
perché altrimenti muori come un idiota. È inutile, perché muori lo stesso. Muori lo stesso, sì. E però stiamo perdendo 39-82. Ma va bene così. Oh my god. Ah, diciamo un'altra cosa di questo gioco che molto probabilmente non lo vedrete, ma comunque giusto accennarlo. Dammi l'arma premium. Che durante il gioco è possibile acquistare varie munizioni, sottospecie di serie di punti, sottospecie, sottolinea, abbiamo perso! Olè! Questa volta ci hanno arato, purtroppo, santamente. Una specie di negozietto dove tu puoi acquistare con dei punti che che hai durante il gioco, ma ovviamente non l'abbiamo visto perché abbiamo perso come dei idioti. E intanto però gli score non sono tanto male, ho fatto 12-14 e io ho fatto un 6-10, mi pare di aver visto. Ha passato troppo di fretta. Comunque questo è Blacklight Retribution, un gioco abbastanza carino. A me piace molto per questa sottospecie di porca grafica futuristica FPS, sì. FPS free to play. E niente, se volete altri video scrivetelo sotto nei commenti, abbiamo già altre idee, appunto come queste sottospecie di punizioni a fine video, se non si realizza tale cosa si ha questa specie di punizione. Bene, questo video finisce qua. Lascio fare a te, saluti. Quindi noi vi invitiamo a lasciare un mi piace, iscrivervi e lasciare un bellissimo commento. Quindi noi siamo i The Best Fellow YouTube e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao. Ciao ciao.